CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti e ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! Ed eccoci a CriptoFacile, io sono Andrea. Adesso che abbiamo fatto un overview di quello che ci aspetta nell'analisi SWOT, iniziamo ad addentrarci nelle singole voci. Partiamo quindi dai punti di forza. Ora, se sei qui, chiaramente lo sei perché hai volontà di fare forti gain, quindi vuoi guadagnare molto. Diciamocelo, la parte speculativa in questo momento è quella predominante, quindi siamo qui perché vogliamo arricchirci o comunque migliorare la nostra condizione economica. Quindi sicuramente questo è il primo punto di forza di questo mondo, cioè l'alta volatilità ci dà la possibilità di fare forti gain in poco tempo. Questa possibilità ci è inibita con altri tipi di investimento. Chiaramente se andiamo a investire nell'immobiliare, ad esempio, avremo dei ritorni sul lungo periodo, probabilmente anche buoni, però si parla di 10-20 anni. Allo stesso tempo, andando a investire in borsa, quindi nello stock market, avremo la possibilità sicuramente di fare un 10%, un 12% annuo medio su degli indici azionari americani, ad esempio. Però richiede comunque tempo, cioè dovremo comunque aspettare 1, 2, 3, 4 anni per vedere incrementare sensibilmente il nostro portafoglio, a meno di disporre di cifre importantissime. Se investiamo milioni di euro, possiamo chiaramente ottenere dei ritorni anche nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, però purtroppo non tutti noi disponiamo di questa cifra. Quindi sei qui per fare forti gain, sei qui anche però perché avrai sentito in televisione, in radio, da qualche parte che arriverà un'ondata di inflazione. Parleremo magari più avanti anche del potere antinflattivo del Bitcoin. Ma l'inflazione che cos'è? L'inflazione è quel fenomeno, semplificando all'ennesima potenza, che fa sì che il tuo denaro valga meno. Se ora puoi comprare un chilo di pane con 3 euro, a seconda delle zone d'Italia in cui ti trovi, un domani probabilmente ti costerà 3,50 euro. Ecco, quei 50 centesimi in più rappresenteranno un'inflazione. Fra 10 anni probabilmente quel chilo di pane ti costerà 5 euro, 6 euro. E quindi il denaro che tu di cui tu disponi varrà sempre meno. Se il denaro perde valore, il Bitcoin in realtà continua ad acquisirlo. Perché? Vedremo più avanti tutte le logiche che stanno dietro al meccanismo antinflattivo del Bitcoin, ma in questo momento ti basti sapere che il numero di Bitcoin che viene prodotto è sempre inferiore ogni 4 anni, quindi ogni 4 anni si riduce l'immissione di Bitcoin nel mercato. Questo significa che se il denaro viene stampato continuamente e in misura sempre maggiore, perché ad esempio nel 2020 sono stati stampati circa il 20% o il 30% dei dollari totali presenti nel mondo, ecco, il Bitcoin si va a ridurre. Quindi la natura antinflattiva del Bitcoin è sicuramente un punto a favore per quanto riguarda la protezione del patrimonio. Il Bitcoin potrebbe rappresentare per te una riserva di valore. Nel passato si utilizzava ad esempio l'oro, quindi accumulando oro si accumulava un bene, o meglio detto un asset, che nel tempo si apprezza. In realtà in questo momento stiamo vedendo che non è più così, quantomeno non è più così come in passato. Tant'è che i grossi fondi si stanno spostando sul Bitcoin perché l'oro non rappresenta più un asset che si vada ad apprezzare così tanto nel tempo come in precedenza. Anzi, in realtà si è apprezzato molto poco l'ultimo anno. Il terzo punto di forza di questo mondo è che comunque c'è privacy, c'è segregazione del patrimonio. Cosa intendo? Intendo dire che ci sono delle modalità per cui i tuoi Bitcoin possono uscire dai radar, possono non essere associabili alla tua persona, possono non essere aggredibili fiscalmente. Attenzione, questo non significa che io stia sponsorizzando un'evasione fiscale o quant'altro, significa solo che questi beni sono fuori dai radar ed è molto importante. Una volta cosa si faceva? Si prendevano i soldi dalla banca e si mettevano sotto il materasso, sotto il mattone. Ecco, erano comunque soggetti al furto da parte dei ladri. Qualcuno dirà che le banche possono essere associate ai ladri, ma questo è un altro discorso.
Nel caso del Bitcoin, invece, i Bitcoin, diciamo, impostati per essere di nostra proprietà, poi vi spiegherò bene che cosa intendo, cioè i Bitcoin di nostra proprietà effettiva, sono nostri, nessuno ce li può toccare e gli unici che possono perderli siamo noi stessi. Quindi nessuno può rubarci Bitcoin, a patto che non facciamo operatività sbagliate lato sistemi, e allo stesso tempo dobbiamo stare attenti però a non perderli, perché potremmo perdere le chiavi di accesso al nostro portafoglio e di conseguenza perdere i Bitcoin. Ma il vantaggio rimane, il vantaggio è che qualora crollasse il sistema bancario, qualora ci espropriassero tutte le case, qualora perdessimo il lavoro, qualora succedesse qualsiasi evento che coinvolge, diciamo, asset finanziari tradizionali, noi comunque disporremmo ancora del Bitcoin, quindi è un'ottima differenziazione. Il quarto punto è quello del passive income. Cosa significa? La rendita passiva. Ora, il mondo delle criptovalute è molto vario e nelle sue sfaccettature trovi sicuramente la possibilità anche di farti una rendita passiva. Cosa intendo per rendita passiva? Rendita passiva è tutto ciò che fa sì che noi non dobbiamo agire per ottenere una rendita. Non dobbiamo agire attivamente. Quindi significa che non dobbiamo lavorare, ma è il denaro o l'asset che lavora per noi. Nel caso specifico ci sono criptovalute che tramite dei processi particolari, ad esempio lo staking oppure il flexible staking, lo staking flessibile, quindi attraverso gli exchange, ci danno una percentuale di ritorno annuo. Può essere più alta, può essere più bassa. Diciamo che ad esempio i principali exchange ci danno il 2% su Bitcoin, però ci danno anche il 6, il 7% sui dollari, o meglio sulle stable coin che hanno un valore ancorato al dollaro, oppure ti danno banalmente un 3-4% sugli euro. In banca non ti danno nulla, anzi ti dirò, la banca mi ha chiesto di ridurre il quantitativo di denaro che ho sul conto corrente appena a chiusura dello stesso. Invece online, nel mondo delle criptovalute, hai la possibilità di ottenere una rendita passiva. Tanto è più alta la percentuale della rendita, tanto è più rischioso l'investimento, ricordatelo. L'ultimo punto a nostro favore è che il periodo è quello buono. Diciamocelo, siamo in piena bull run. Cos'è la bull run? La bull run, o meglio detta corsa del toro, è praticamente il periodo top di un asset, cioè l'asset sta correndo verso i propri massimi, ogni giorno segna un massimo nuovo, quindi il valore incrementa ogni giorno e di conseguenza siamo nel periodo in cui c'è maggiore euforia. Chiaramente, come sempre, finirà anche questo periodo, quindi perché no? È il momento probabilmente migliore per entrare nelle criptovalute, qualora tu non fossi già entrato in precedenza.